Una libera compagnia tra uomini, cavalli e montagne, una disciplina fisica e mentale, luogo d'esperienza e conoscenza tra storia e geografia, la corte transumante di una seta e cultura. Tendenza a somatizzare il disagio e il dolore, per cui una gastrite è diventata velocemente un'ulcera, poi è diventata un'ulcera perforata e poi sono stato operato 3 volte allo stomaco, l'ultima volta mi hanno tolto praticamente 2/3 di stomaco perché non c'era più tra una rete. La prima volta che ho rischiato di morire ho cambiato, poi sono uscito ed è cambiata la mia vita. La seconda volta in realtà non è cambiata la mia vita, ma si è molto complicata. Io non capivo più niente, non mi tornava più niente delle cose che stavano succedendo intorno a me. Tranquillizzato dal fatto che una piccolissima parte della mia persona, della mia individualità, sarebbe rimasta comunque in una decina, non so quanto, di dischi. La cosa riusciva persino a consolarmi.
io ho una profonda percezione del mistero che riguarda tanto la creazione, l'esistenza del mondo, l'esistenza dell'umanità, ho sperimentato l'abbandono e la ricerca di qualcosa che fosse più confacente a mio modo di pensare. Per ciò che riguarda la dimensione religiosa, la maggior parte di quello che io percepisco comunque è ferma alla soglia del mistero, non è una comprensione. Non è la soluzione dei miei problemi. Thank you.
e quando Gomes si sta arrivando al punto di quella rivoluzione industriale, ha reso onore al cavallo chiamando cavallo di vapore da di potenza meccanica. Sembra di ascoltare una sola cosa di strike, in realtà stiamo parlando di modi come fanno. Sono cresciuto con una vecchia nonna, con degli zii, con dei vecchi, sul ritmo dei racconti, che erano racconti epici. Ed è rimasto nascosto nella mia mente questo incedere letterario, un po' demodé, un po' descritto, che invece io trovo molto congeniale alla mia voglia o necessità di raccontare di un mondo prima che se ne perda completamente la memoria. Questo teatro equestre è l'incontro tra un signore dei cavalli, un signore delle parole. Io considero Marcello l'equivalente con i cavalli di quello che faccio io con le parole. E poi necessariamente di una signora che è la moglie di Marcello. La nostra volontà è raccontare la storia epica delle nostre montagne, però per farlo abbiamo scelto una compagnia di cavalli, che non cavalli a caso, ma dei cavalli molto specifici, dei cavalli che hanno brutta fama, la fama di essere cavalli indomabili, io con cui ho intrattato. Guarigione. La Mongolia è stata la guarigione.
L'impero che si sta sgretolando. Un lungo viaggio in Transiberiana, in un mondo allo spazio, in cui non c'era più niente, si stava sgretolando l'ordine, i negozi erano vuoti, si trovava nelle stazioni, c'erano migliaia di persone con i soldi in mano che compravano qualsiasi cosa tu avessi da vendere, perché non c'era niente da comprare in tutte le città siberiane. Thank you.
Tutti i nostri paesi sono cristiani dalle origini, per cui la simbologia delle case è sempre la simbologia mariana, sempre la Madonna col bambino. È la cosa che tra l'altro era più simile alla cultura celtica che in qualche modo la precedeva. La nostra simbologia non è basata sulla croce ma sulla maternità. Dopo la mia malattia, in realtà sono provato a far fronte ad una malattia della persona a cui volevo più bene e con cui avevo fatto la pace da poco. Mia madre è sempre stata una madre molto severa, molto poco mamma. Mi sono reso conto quando ero grande, quando ero bambino, che sgambettavo, che facevo ridere tutti, facevo piangere mia madre. Cioè, mia madre chiamava Giovanni e pensava che lei era vedova, che Giovanni in realtà era suo marito, che non mi aveva mai visto. Io ero il suo dolore in atto, una cosa terribile in qualche modo. Poi man mano che io crescevo e lei cominciava a essere un po' più tranquilla, io ho preso una strada di vita che lei non poteva accettare. Non ne abbiamo mai più parlato. Si può, ma madre non chiede scusa a un figlio.